Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 19 novembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Luna contro Marte, chi vincerà? La Luna odierna, anonima per quanto vi riguarda, se la vede con la quadratura di Marte, buon amico del vostro segno, al quale è collegato da un trigono corroborante, in grado perfino di riscaldare quel pezzo di ghiaccio che è il vostro inquilino Saturno. Discrete le finanze, qualcosa comincia a rientrare, allargandovi il cuore riguardo i progetti per il futuro. E lo stesso vale sul fronte sentimentale, per ora addolcito da una bella amicizia, che ha tutte le carte in regola per diventare amore. E proprio qui sta il problema, siete ancora a colloquio con voi stessi per capire se siete davvero pronti per un legame che potrebbe anche diventare impegnativo o se preferite continuare a saltellare qua e là, da un appuntamento a letto come grilli ballerini, ancora indecisi sul proprio futuro sentimentale. Obbligo di riflessione sugli eventi passati che dovrebbe generare prudenza e buon senso. Molti consigli che arrivano da più parti, ma anche nella scelta di quello giusto bisognerà essere prudenti e attenti. Potrebbero esserci noie legali o giudiziarie legate al vostro passato. I single hanno bisogno di un periodo di profonda riflessione sul loro passato e scorgere negli errori commessi le ragioni dei loro insuccessi. Oggi vi accorgerete quanto sia importante aver aiutato nel passato qualcuno. Se potete, continuate a farlo. Non abbiate paura di affrontare una situazione nuova che oggi potrebbe presentarsi, sappiate solo accogliere chi di nuovo conoscerete valutando correttamente la sua personalità. Ottime sensazioni e intuizione, le decisioni che prenderete oggi avranno un seguito in futuro. Cercate di riposare e di meditare il consiglio degli amici. Un progetto importante si sta arenando se non correrete ai ripari. E badate a spendere di meno. Economizzate. Non arrabbiarti e non perdere il tuo magnifico senso dell'umor. Giornata eccellente per studiare, imparare cose nuove, scrivere, viaggiare. Se l'erba del vostro vicino vi sembra sempre più verde, provate a guardare anche i sacrifici che ha sostenuto per giungere a quello che ha, perché non provate almeno a farli anche voi? Potreste avere soddisfazioni maggiori. Oggi alcuni di voi potrebbero sentirsi poco o per niente in forma, colpa delle vostre abitudini alimentari che per alcuni sono davvero sconcertanti. Eppure solo a regolarizzare meglio la vostra alimentazione otterreste dei risultati incredibili. Giove vi offre oggi nuove opportunità, soprattutto di ricevere nuove energie. Dovreste però curare meglio la vostra alimentazione scegliendo cibi sani e praticare qualche sport. Possibilmente iniziate a coltivare un hobby. Un po' di stress si farà sentire. Riposa oppure pensa a divertirti. Evita i luoghi affollati. Nervosismo diffuso. Possibili problemi digestivi. In vista qualche nuova opportunità di lavoro o di cambiamento. Se avete la sensazione che vi sia stato tolto qualcosa, a partire da oggi vi sarà restituito con gli interessi. In questa giornata vi divertirete molto con il partner, se ne avete uno, oppure con qualche persona che per voi è speciale. In campo sentimentale la passione rinsalderà i vostri legami e qualcuno avrà la piacevole sorpresa di rendersi conto che le promesse verranno mantenute. Si apre un nuovo giorno stimolante e fortunato. Venere nel Sagittario vi gratifica con benessere e salute psicofisica. Avrai voglia di fare delle lunghe passeggiate e di distenderti. In ambito lavorativo, i vari impegni non ti concederanno pausa ma ti lascerai andare alle fantasie che ti aiuteranno. In ambito affettivo, potrai ricevere un invito inatteso da una persona che ti affascina. Cercate di essere un tantino più pungenti rispetto al passato, nel senso che ci sono molte buone possibilità per prendere il via e dovreste sfruttarle, invece di continuare ad annuire senza essere d'accordo. Se vi diranno qualcosa che non vi quadra, analizzate in modo approfondito la cosa, non dite semplicemente va bene, girando le spalle e andando via. Insomma, affrontate il tutto con più determinazione. Marte velocista in trigono al vostro segno,
Ecco l'astro a cui affidarvi per soluzioni estemporanee ai vostri problemi di famiglia e di lavoro, ben espressi dal vostro astro guida Urano in quadratura e da Plutone insoddisfatto in dodicesima casa, così come insoddisfatta appare la luna del giorno, che non alza un dito a vostro favore. Spese importanti ma condotte senza giudizio, ecco il pronostico lapidario di Giove e Nettuno nel settore relativo al denaro. Attenti, i vostri risparmi si stanno assottigliando. Amore ed Eros. Dopo una delusione di cuore vi consolate con un flirt, da gustare nel presente, domani si vedrà. E se durerà giusto lo spazio di un incontro, pazienza, basterà lanciare nuovamente l'amo, altri estimatori sono già pronti ad abboccare. Cari Acquario, non avete più paura di niente in amore, anzi, le separazioni sono viste quasi come una liberazione. Per quanto riguarda il lavoro, approfittate di questo momento per parlare di progetti importanti. Usate bene la testa. Una notizia in attesa potrebbe darvi la giusta carica per affrontare il partner e chiarire una posizione scomoda. Un po' di distacco potrebbe aver contribuito a ridimensionare il tutto e abbassare la tensione. Marte è nel segno per voi alleato fondamentale dei Gemelli e vi obbliga a uscire allo scoperto, vi stana a manifestare le vostre emozioni con chi vi fa battere il cuore. Se saprete accettare la sfida che il pianeta vi lancia, avrete molto probabilmente la possibilità di migliorare la vostra attuale condizione affettiva. Molto favoriti i single dal giorno 4 al 14 di febbraio che possono trovare l'anima gemella con grande facilità e nelle condizioni più romantiche e impensate. Lavoro e denaro? Pensiero alle finanze, al poco gruzzoletto che avete di riserva e alle spese impegnative che vi siete accollati, che nonostante le vostre rosee previsioni non accennano a concludersi. Qualcosa per la casa, una piccola riparazione, integratori per la salute, la palestra, alla quale vi siete iscritti, proprio per correggere la tendenza alla schiena curva, tipica di chi lavora al computer e non pratica abbastanza moto. Disguidi per chi ha un'attività in proprio, vi piace lavorare da soli, ma quando incappate qualche grana come quella odierna vi pentite di non avere uno staff accanto, pronto a darvi una mano o all'occorrenza a sostituirvi. Siete vulcanici e pieni di idee. Nessuno vi può fermare. Con un viaggio di lavoro potreste ritrovare nuovi stimoli e nuove occasioni per rinnovare i tuoi interessi e varare nuovi progetti. Ancora gratificati dai corpi celesti che si occupano di ampliare la vostra possibilità di ottenere successo lavorativo, sfruttate al massimo il momento che vi è astrologicamente offerto. Nettuno e Saturno, vostri nomi tutelari, vi spalleggiano per farvi ottenere quel che vi spetta in ufficio, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Avete adesso un ottimo rapporto con chi vi dirige, con le persone che gestiscono l'attività di cui siete parte o per cui lavorate. La possibilità di riuscire a farvi riconoscere i meriti per cui vi siete spesi e avete tanto faticato, si rivela alta. Benessere. La voglia di svago, di amore, di vita, si estrinseca con una fame indiavolata, stasera mangiate il doppio rispetto al solito e bevete di conseguenza, occhio alle indigestioni, trascorrere il sabato a letto con boule calda sullo stomaco non è esattamente il sogno della vostra vita. Rallentare diventa fondamentale per il vostro stato di salute. Non trasformate le vostre giornate in stancanti tour de force. Puntate invece al risparmio energetico ed evitate gli sforzi inutili. Per lei, arrabbiatissime coi vostri figli che ogni volta che invitate le amiche in casa vi fanno fare figure terribili. L'ultima a divorare torta e biscotti preparati per l'occasione, ma quando scoprite